Allora, due suggerimenti per suonare al meglio questa scala. Il primo è quello di cercare di stringere il più possibile il movimento attorno alla corda, perché ad alte velocità la distanza equivale a tempo. Intendo dire qualcosa di questo tipo. Il secondo è cercare di non entrare troppo, sempre con il plettro, in profondità tra le corde, per evitare di dover muscolarizzare il movimento per poterlo oltrepassare.